Consigliere Capurro, lei è uno dei consiglieri macchiati, tra virgolette, in questa vicenda dei contributi alle associazioni sociali, oneri riflessi, insomma è coinvolto in questa bufera che si è abbattuta su Palazzo Zanca. Oggi incontro con il sindaco, lei ha rassegnato le sue dimissioni al partito, perché? Una missione di colpa? Completamente no, non è una missione di colpa, non sono macchiato di nessuna responsabilità, semplicemente l'ho chiarito al sindaco che era necessario ed opportuno che io rimettessi il mio mandato da capogruppo al sindaco e ai due coordinatori, deciderà il partito sul da farsi. Secondo lei questa vicenda da cosa nasce? Perché c'è tanto, ha creato tanto scalpore tra la gente? Vi accusano di sperperare il denaro pubblico? No, non c'è nessuno sperpero di denaro pubblico, ho tenuto conto che questa amministrazione a distanza di 2 anni e mezzo ha ritenuto opportuno valutare alcuni progetti che toccano tutto l'arco costituzionale del Consiglio Comunale, quindi non c'è nessuno scandalo. Se andiamo a vedere gli anni precedenti si è sempre fatto, sono presentati progetti, quindi non c'è nessuna responsabilità, probabilmente di opportunità, perché le risorse sono poche rispetto agli anni precedenti e quindi questa amministrazione ha ritenuto opportuno valutare alcuni progetti importanti. Io stesso in commissione ho detto che non era giusto che l'assessore si dimettesse, doveva venire in commissione a difendere questi progetti e ho elogiato anche il dirigente che ha valutato negli anni precedenti e oggi tutti i progetti, non c'è nessuna pietra di scandalo. Secondo lei è giusto che un consigliere comunale abbia una strada privilegiata rispetto a un semplice cittadino che magari propone un progetto altrettanto valido? Attenzione, intanto non ci sono consiglieri comunali che propongono progetti, attenzione, bisogna chiarire questo aspetto. Nessuno risulta nello statuto tranne qualche consigliere comunale che ha fatto l'errore di sottoscrivere una richiesta e qualche consigliere comunale che risulta nello statuto. Per quanto riguarda questo caso non è il mio caso, ma ci sono altri progetti presentati da associazioni come Padre Annibale di Francia che hanno dato 20.000 euro per la mensa, CIRS e tanti altri. Qua si è voluto creare un polverone che non esiste. Si dimetterà anche dalla cooperativa? Io per quanto mi riguarda c'è una legge regionale e dipendenti delle cooperative, consigliere comunale del passato e presente che sono iscritte nelle cooperative e lavoro come dipendente in cooperativa da 20 anni, io esco da una situazione da lavoratore dipendente parastatale, quindi ho ritenuto opportuno, ho trovato questa occupazione, sto valutando, ma non è il caso perché è una legge, dovrebbero togliere una legge, dovrebbero cercare stiamo guardando una pagliuzza e non l'elefante, tenuto conto che ci sono parlamentari che percepiscono 25.000 euro al mese con tutte le spese e la pensione finale e 2.000 parlamentari che non sono più parlamentari, senatori, prendono una pensione di 10.000 euro al mese, ma di che cosa stiamo parlando? Di contributo spesi per il consigliere comunale che è previsto dalla legge. Ci sono parlamentari, lo ha scritto una bellissima testata nazionale, che percepiscono, ex parlamentari, percepiscono 10.000 euro al mese, non più parlamentari.